Kafka, che è dal Burning Man, è tornato in Italia, è andato in triennale, è stato vandalizzato da me con una live performance in triennale e poi eccolo qua, qui al Fuori Salone 2023, ed è diventata una statua. Ecco qua, questa è Kafka tridimensionale. Quindi apposta per il Fuori Salone ho creato queste statue di due dimensioni, le piccoline e queste medie, che ho vandalizzato ad una. Parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Dognocchi. Il quadro lo puoi guardare, sì, lo puoi anche toccare volendo, no? Se hai il coraggio di mettere i polpastrelli sul colore. Però l'idea che mi è venuta è proprio quella di dire: l'uomo Kafka adesso lo posso toccare realmente, accarezzare, sentirne le forme e non solo guardarle. Quindi questa è stata un po' l'esigenza. Mi sono resa conto come la mia parte artistica, la mia parte di pittrice dal quadro può andare in altre direzioni e mi sono divertita molto di vederlo in tridimensionale. Quindi ha aggiunto in me quel tassellino in più per dire: ok, i miei progetti partono dalle parole i colori, il quadro, le installazioni, le live, ma attenzione, posso anche spingermi oltre e andare nel tridimensionale.